Come ogni giovedì, le anticipazioni del prossimo numero di Luce e Vita, il giornale della diocesi di Molfetta. Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Numero 14 di Luce e Vita di domenica 5 aprile, Domenica delle Palme. Torna all'appuntamento con Luce, Vita, Arte nella Domenica delle Palme per meditare sui misteri della Settimana Santa, segnata quest'anno dall'emergenza coronavirus. Quest'anno il numero è dedicato al centenario degli Otto Santi, il gruppo statuario custodito dalla confraternita Opera Pia San Rocco in Ruvo di Puglia dal 17 aprile del 1920, quando il gruppo scultorio del Caretta varcò per la prima volta la soglia della chiesa di San Rocco. A partire da pagina 2 presentiamo i personaggi del gruppo scultorio a cui i nostri redattori indirizzano una lettera immaginaria. Don Vincenzo Pellegrini ci introduce in questo cammino di conoscenza e approfondimento umano e spirituale, mentre Don Vito Bufi ci fornisce cenni sui protagonisti. Il primo è Giuseppe di Arimatea, di cui riportano notizia tutti e quattro i Vangeli in occasione della sepoltura di Gesù. Fu lui a chiedere il corpo del Signore e a lui si rivolge Elisa Tedeschi, che sottolinea l'attenzione per la dignità della morte. Segue Nicodemo, quello che era andato da Gesù di notte e che portò poi mirra e aloe per profumarne il corpo. Gli scrive Francesca Balsano per affidargli le nostre inquietudini. Maria di Cleofa, identificata come la sorella di Maria, madre di Gesù, è simbolo dell'impegno a prendersi cura dell'altro e a dare conforto. A lei è indirizzata la lettera di Roberta Carlucci. Gianni Palumbo scrive a Maria Salomè, discepola di Gesù, moglie di Zebedeo e madre di Giacomo il Maggiore e Giovanni. Aveva chiesto a Gesù di far sedere i suoi figli alla sua destra e alla sua sinistra. È l'emblema del discepolo credibile che segue e serve. Maria Maddalena è fra le donne che accompagnano Gesù al sepolcro, molte le ipotesi sulla sua identità, ma ogni volta che viene citata nei Vangeli, l'incontro con Gesù è sempre attraverso uno sguardo. A lei scrivono Elisabetta di Terlizzi e Teresa Montaruli, quale donna privilegiata da un amore incondizionato. Al discepolo amato Giovanni, a cui il Signore affida in punto di morte sua madre e viceversa, si indirizza invece la sana invidia di Giovanni Capurso. Dopo tanto patire, Gesù muore. Il suo corpo è deposto dalla croce e poi nel sepolcro, ma egli trasforma la sua tomba in uno scrigno prezioso, rotolando via la pietra delle nostre delusioni e delle nostre sofferenze. A lui il pensiero di Luigi Sparapano, direttore del settimanale. Dal sì dell'Annunciazione al sì della crocifissione fino a quello della Resurrezione è racchiusa l'esistenza di Maria, che non si abbandona alla disperazione ma resta in silenzio, immobile, in un dolore immenso. In ultima pagina la rubrica di spiritualità curata da Suor Anna Colucci. Rendiamo noto che la Caritas diocesana resta accanto a minori e famiglie bisognose anche a distanza, grazie all'aiuto dei volontari. Ha attivato 4 numeri utili, uno per ogni città della diocesi, e invita a donare e a supportare le situazioni di fragilità versando direttamente offerte sul conto corrente della diocesi. L'Ufficio Comunicazioni Sociali rende disponibile un vademecum con indicazioni o suggerimenti per gli animatori parrocchiali della comunicazione, frutto di un elaborato confronto sottoposto anche ad alcuni sacerdoti e al vescovo. Avvisiamo infine gli abbonati che con questo numero proviamo a riprendere la stampa e l'invio di Luce e Vita e non è ancora possibile la distribuzione nelle parrocchie. Inviamo anche i 3 numeri precedenti perché per il momento non è stato possibile farlo per cause di forza maggiore e abbiamo comunque pubblicato i numeri in digitale. Per riceverlo a casa è pur sempre possibile e auspicabile abbonarsi scrivendo a lucevita@diocesimolfetta o compilando il modulo sul sito. Grazie per l'attenzione e buona lettura.